Ciao a tutti, bentornati nel mio terrazzo. Come avrete capito dal titolo, oggi parleremo di rimbalzi e in particolare faremo dei rimbalzi un po' estremi e pericolosi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesca e nei miei video parlo di succulente. In questo video parlerò di rinvasi, rinvaserò quindi diverse piante e oltre a raccontarvi le storie, magari proprio di queste piante, risponderò anche alle domande che mi avete fatto su Instagram. Infatti, la settimana scorsa ho lasciato un box domande con scritto appunto di lasciarvi delle domande proprio per questo video a tema rinvasi e quindi oggi risponderò anche a quelle domande. Prima di iniziare però vi chiedo di sostenere il mio canale in modo totalmente gratuito mettendo mi piace a questo video e iscrivendovi al mio canale. Siamo ancora una volta sul mio terrazzo in cui a fianco c'è una strada a volte anche un po' trafficata e quindi se sentite dei rumori cercate di sopportarli. Iniziamo subito vedendo le tre piante che rinvaseremo. La prima è questo Echinocactus, che ho comprato mi pare in primavera. E è ancora quindi nel suo substrato di quando l'ho comprato e quindi è molto molto fibroso, brutto 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 senza i nervi, quindi è proprio non adatto e quindi è ora di cambiarlo. Seconda pianta, altra spinosissima, è una euforbia che ha evidenti problemi di vaso troppo piccolo e quindi ha semplicemente bisogno di un vaso più grande. Terza pianta, super mega vaso gigante, fioriera con Camacereus silvestri, che se mi seguite su Instagram sapete che mesi fa ha fatto tantissimi fiori, però ecco, ha bisogno di un rinvaso perché, oddio, è in questo vaso da tantissimo tempo e si vede che insomma il terreno si è compattato molto e quindi è sceso, oltre che si è abbassato ovviamente, ha anche creato dei buchi nei lati e quindi è ora di cambiarlo. Soprattutto perché così non riesco a bagnarlo adeguatamente, perché il terreno, appunto, essendosi compattato molto, l'acqua e avendo creato questi bordi vuoti, l'acqua scorre nei bordi e basta. Inizio prima di tutto svasando tutte le piante, partendo da questo Camacereus, da questo vaso più grande. Altra cosa, ovviamente, appunto, essendo un rivaso un po' particolare, un po' pericoloso, appunto, perché sono piante spinose, sempre meglio avvalersi di protezioni, tra cui guanti. Poi io uso ad esempio delle pinze, probabilmente non con questa pianta ma con quelle dopo mi serviranno per tenere le piante. Insomma, di tutto e più, quello che trovate usatelo, potete usare, c'è chi usa anche i giornali, il polistirolo, cose del genere, sempre per protezione contro gli spini. Altra cosa, prima di partire, non è propriamente il periodo giusto per fare questi rinvasi, infatti siamo quasi a metà agosto e in questi mesi, come ho detto in qualche video fa, è meglio evitare perché fa molto molto caldo e le piante potrebbero essere, diciamo, in estivazione, quindi in riposo estivo. Però io ho il tempo, ce l'ho adesso e quindi lo farò lo stesso. Però ecco, magari voi evitate e scegliete un momento più adatto. Sapete quanti anni ha questa pianta? Provate a scrivermelo adesso nei commenti. Pensavo peggio, sinceramente. Le radici hanno ricoperto tutto il vaso, ovviamente, hanno riempito tutto il vaso. Però pensavo peggio perché da sopra, essendosi compattato così tanto, pensavo di aver usato quella volta un terriccio molto
molto terroso, invece vi dirò che è abbastanza, ci sono abbastanza inerti. Non so nemmeno io da dove iniziare e come metterci le mani veramente. Allora, nonostante questa pianta, come ho già detto, ha comunque un buon terriccio con inerti, è comunque in questo terriccio da tanti anni. Infatti questa pianta ha almeno 6 anni, sarà qui da 4-5 anni, quindi questo terriccio ormai è vecchio, strausato e sicuramente anche senza più nutrienti. Perciò in questo caso è meglio toglierlo il più possibile. Non abbiate paura di fare del male alla pianta rompendo un po' di radici, perché non si farà del male. Certo che si creeranno delle feritine, ma si asciugheranno presto, soprattutto poi adesso che è estate. E inoltre, soprattutto per vasi così grandi, poi così pieni comunque di radici, è inevitabile che alcune si rompano. E soprattutto, anzi, facciamo quasi un lavoro di potatura delle radici, che comunque incentiverà un po' la pianta a riprendere a crescere. Infatti quest'anno questa pianta è stata praticamente ferma, ha fiorito, però si è moltiplicata molto poco, sicuramente proprio perché le radici avevano raggiunto il bordo del vaso. Allora, anche qui è molto molto bianca qua sotto, guardate com'è bianca rispetto a sopra, ovviamente perché qua sotto non riceve luce. Non ricevendo luce la clorofilla non si forma, ecco, non si attiva la clorofilla e quindi rimane bianca, mentre invece sopra, appunto, dove riceve luce c'è clorofilla. Quindi prima domanda a cui rispondiamo: si deve togliere tutta la terra in ogni rinvaso? Quasi in tutti, sì, direi quasi in tutti i rinvasi. Infatti, come abbiamo già detto, se la pianta è in un terriccio vecchio è meglio toglierlo, se è in un terriccio non adatto è meglio toglierlo, in quel caso è proprio consigliatissimo proprio pulire del tutto le radici. Se invece ad esempio rinvasiamo anche dopo meno di un anno, perché magari la pianta è cresciuta davvero tanto nel corso di quei 7-8 mesi, mettiamo il caso, e quindi già le radici escono fuori dal vaso, quindi siamo costretti a rinvasare, in quel caso potremmo anche evitare di togliere tutta la terra, perché appunto essendo passato meno di un anno potrebbe non essercene bisogno, perché comunque ancora magari i nutrienti ancora un po' ci sono. Ha delle belle radicone. Poi altra domanda: quando è meglio rinvasare? Sicuramente non adesso, o meglio, allora, io in realtà rinvaso in qualsiasi periodo dell'anno. Quando vedo che la pianta ha bisogno di un rinvaso, io la rinvaso, che sì, o più che altro anche quando io ho tempo rinvaso. È chiaro che ci sono alcuni momenti meno adatti di altri. L'unico che io magari sconsiglio è in autunno, quando la pianta deve acclimatarsi e prepararsi per l'inverno, quindi man mano che le temperature scendono la pianta si stabilizza e si adatta appunto alle basse temperature, e quindi in quel momento un po' delicato è meglio magari non rinvasare, non stressarle troppo, ma piuttosto aspettare l'inverno, perché come ho detto nel video di quest'inverno in cui appunto rinvasavo d'inverno, si può fare tranquillamente. Chissà in che vaso lo metterò. Comunque intanto questo rinvaso l'abbiamo finito. Passiamo ora a questa meraviglia. Sì, lo so, non sembra una meraviglia. Però perché l'ho chiamata così? Perché
questa pianta mi dimostra che ha una forza enorme e che in realtà io quando l'ho presa non la conoscevo abbastanza bene. In questo caso appunto il terriccio è sbagliato per questa pianta e quindi lo tolgo tutto. Allora, questa pianta io l'ho presa al Conad e quando l'ho comprata era piena di polloni sulla punta, sulla cima del cactus, della palla. Questo è un cuscino della suocera, no? Penso che tutti l'abbiate riconosciuto e sicuramente sarete anche abituati a vederlo singolo ed è una cosa normale, o meglio, la crescita regolare del cactus è unica, cioè non fa polloni. Quando invece inizia a farli, a produrli, è perché la pianta ha avuto un problema di crescita e quindi la pianta si salvaguarda producendo dei polloni. Questo può capitare se magari con un fungo, una malattia o anche con degli insetti che gli rovinano la punta. E quindi quando l'ho visto, ho visto una rarità, un possibile esperimento. Provo a staccare questi polloni, li moltiplico, per questo è rovinata qua sopra, perché è proprio qui che aveva questi polloni che erano molto più grandi di questo ed erano tutti appiccicati tra loro, erano mi sa più o meno di una decina. Per staccarli ci è voluto parecchio, la pianta l'ho rovinata parecchio, ma più che altro appunto non conoscevo abbastanza bene questa pianta, non l'avevo mai moltiplicata, tanto più non l'avevo mai tagliata. E quindi poi sia questo cactus dove l'avevo tagliato, ma anche i polloni, quindi alla base, sono diventati rossi, cioè il taglio è diventato rosso. E inizialmente ero molto preoccupata, ho chiesto a una ragazza su Instagram, anche lei esperta soprattutto di cactus, e quindi gli ho chiesto se lei sapeva se questo sede echinocactus fosse una di quelle piante ad essere rossa, comunque a diventare rossa quando si tagliano. Lei non lo sapeva e quindi abbiamo provato, cioè abbiamo dedotto fosse comunque tipo un fungo. Perciò, allora, in questa pianta non gli abbiamo fatto niente, l'abbiamo lasciata lì, era un po' rossa però niente. Invece con i polloni abbiamo optato per tagliare questa parte rossa finché non vedevamo la polpa bianca. Però ecco, ogni volta che io tagliavo il taglio tornava di nuovo rosso e quindi disperazione di nuovo, perché pensavo che niente, fosse malata e non ci fosse niente da fare. Quindi taglia ancora, taglia, ovviamente dopo un po' i polloni comunque erano piccoli, quindi dopo un po' non c'era più niente da tagliare e quindi niente, li ho persi. Avendo capito però che, cioè non ne sono certa, ma secondo me è una cosa normale che diventino rossi. A questo punto mi viene da pensare così, perché alla fine le piante, cioè sì, erano rosse, però era solo il taglio che diventava rosso. Internamente comunque restavano bianche. La pianta adesso, come avete visto, sta facendo tanti altri nuovi polloni, molti di più, e questa volta quindi riproverò. Ok, perfetto, io direi che per oggi basta così perché è tardi, devo andare, però continuiamo i prossimi giorni. Ecco, nel frattempo le piante staranno così all'aria, con le radici all'aria, ma non importa, anzi in questo modo comunque le ferite alle radici si asciugheranno. Ok, ci vediamo tra qualche giorno. Eccomi di nuovo qua, sono passati 2 giorni perché ieri non sono riuscita a finire, però oggi ho tutto il tempo e quindi ce la devo fare. Passiamo subito allora al travaso di questa bella euforbia resinifera. Ho capito poi che l'inquadratura dell'altra volta non mi piaceva tantissimo, quindi adesso per questa sto così, tanto alla fine in realtà non c'è tanto da vedere quando tolgo la terra. Allora, una domanda che mi è stata fatta nel box è stata come rinvasare, anzi come travasare le piante grandi.
dopo. Quindi come si fa? Così a caso proprio. A caso, andate a caso, cercate di usare, di non farvi male se le piante sono spinose, però oddio, oddio. In qualche modo si deve fare. Oh, mamma mia, fatevi aiutare da altri volendo, se le piante sono veramente molto grandi. Ma oh, guarda qui. Oh. Ecco. Allora questa, oh vedi, era arrivata in fondo. Questa pianta ha un terreno bellissimo. C'è un po' di perlite, però vedete ha anche pomice, lapillo. Perché infatti questa l'ho presa da in un vivaio specializzato che aveva moltissimi cactus e infatti insomma si vede che hanno usato un buon terriccio. Allora, guardate questa terra come si toglie bene. Avendo molti inerti, quando è secco, che comunque in invasi è meglio farli quando la terra è secca, ecco, vedete come viene via facilmente? Perché con molti inerti la terra non si compatta intorno alle radici e quindi viene via molto facilmente. Ah, un'altra cosa, questa pianta è una euforbia. In ogni feritina che gli si fa, questa pianta produce un lattice. Un lattice, vabbè. una cosa bianca, oddio! che è urticante, quindi sempre meglio usare le protezioni. O comunque, anche nel caso in cui non faccia proprio delle irritazioni alle mani, comunque dobbiamo stare attenti e lavarci sempre le mani dopo, perché è anche comunque un po' velenoso per gli animali, per i bambini, quindi sempre meglio comunque lavarsi le mani dopo. Ecco, questo è il lattice qua. Ah, quindi per concludere la risposta alla domanda di prima, cioè con le piante grandi come si fa? Allora, sta a noi in realtà, perché comunque le piante è chiaro che loro crescono sempre, nel senso che se gli mettiamo sempre dei vasi più grandi, loro continuano a crescere. È chiaro che però poi a un certo punto magari avranno dei vasi veramente molto grandi che magari non riusciamo nemmeno a cambiare vaso e a trovarne uno più grande, o comunque diventa molto difficile rinvasarle. In quel caso possiamo anche tenerle lì, cioè è chiaro però che la pianta, una volta che finisce lo spazio delle radici, non crescerà più, quindi semplicemente resta così, gli si dà il concime per avere comunque sempre nutrienti, per quindi restare bella verde, non avere carenze. Poi sta noi, ad esempio noi il cuscino della suocera, man mano che gli si aumenta il vaso, un po' comunque questo cactus diventa gigantesco, cioè una volta che diventa gigantesco, ad esempio dove io ho comprato questo ce n'erano delle piante veramente molto molto grandi, ma veramente grandissime, che il tipo diceva che comunque quelli ovviamente sono pieni d'acqua, quindi pesavano, lui mi sembra che ha detto anche 300 kg pesavano, e a quel punto non li rinvasa più ovviamente, perciò restano così. È anche vero che raggiungono quella grandezza dopo 40 anni, anche di più, quindi... Ok, allora adesso quindi abbiamo tolto tutta la terra, adesso prepariamo il nuovo terriccio. Ah, in realtà c'è un problema, anche in questo caso ho finito diversi inerti, cioè oddio, ne ho pochi, quindi siccome mi servono comunque grandi quantità sarà un po' a caso, diciamo, non sarà proprio il massimo dei mix.
tutto misurato allo stesso modo, però andrà bene lo stesso. Vi faccio vedere quello che io uso come base, che ho scoperto da poco questo substrato per piante grasse, che io lo trovo proprio perfetto perché è ricco di sabbia. La sabbia da sola, ad esempio al mare, trattiene molta umidità, ma aggiunta in piccole quantità nel terriccio è comunque molto drenante, quindi nei mix per succulenti si usa spesso, anzi a volte appunto si usano anche solo dei mix di terra e sabbia, magari per quelle piante nei vasetti molto piccoli, perché appunto è molto drenante e nei vasetti piccoli, mettendo anche molti inerti, si renderebbe il tutto troppo drenante, quindi che si asciugherebbe troppo in fretta, e quindi alcune volte si mette solo terra e sabbia, così è comunque drenante però non troppo. E quindi insomma io la metto sempre, facciamo prima questa piccola quantità per far vedere anche più o meno le dosi di come dovrebbe essere quello perfetto per cactus, e poi il resto lo faccio in un'altra bacinella o robe del genere. Niente, non è una sponsorizzazione da parte di questa marca di terrici, quindi iniziamo. Allora metto due palettine di questo, della base. In realtà comunque io faccio anche un po' a occhio, però più o meno si fa così. Poi due palettine di lapillo. E palettine di pomice, e vediamo così come viene. Così sarebbe una parte, una parte e una parte, no? Viene un terriccio molto drenante, molto ricco di inerti. Questo è, diciamo, il terriccio base, che comunque si consiglia anche. Proprio il terriccio base è una parte di terra più una parte di pomice e una parte di lapillo, e viene così, e così già sarebbe perfetto. Ne avevamo infatti parlato e ve l'avevo già fatto vedere anche nel video sui vari substrati e inerti da usare, solo che noi abbiamo grandi quantità e usare tutti questi inerti per le grandi quantità diventa un po' difficoltoso, dispendioso soprattutto. Quindi io andrò ad aumentare un po' la parte terrosa, oppure potrei anche aggiungere la perlite, ma anche quella l'ho terminata. Comunque sì, io ci aggiungo un po' più di terra, però anche così una parte sarebbe già perfetto. Anche in questo caso il fatto che questa base sia molto sabbiosa è una cosa a favore, perché appunto visto che metto una percentuale più alta di questa parte, il fatto che sia sabbiosa la rende drenante. Facendo così sono più o meno due parti di base di terra e sabbia, una parte di pomice e una parte di lapillo. Ok, ora non resta che scegliere i vasi. Allora, sono un po' in crisi. Allora, rivediamo le piante. Allora, innanzitutto partiamo da quelle dell'altra volta, che sono qui da un po' e perciò sono le più asciutte. Invece l'altra, che ancora sta facendo il suo latte, la lasciamo per ultima. Allora, come si scelgono i vasi? I vasi devono essere adeguati all'apparato radicale. Perciò, ad esempio, se la piantina, se ad esempio
Travasiamo una piantina del genere, compriamo una piantina così di piccola in un vaso da 5 cm, anche se un pochino ha un po' di radici sotto. Non possiamo subito metterla in un vaso del genere. Vedete la sproporzione? Perché? Perché la pianta crescerebbe in modo sproporzionato, o meglio, sentendo a tutta quella terra a disposizione intorno a lei, intorno alle sue radici, si concentrerebbe nella crescita delle radici, nel riempire il panetto, a discapito della parte aerea, quindi rimarrebbe sempre più piccola. Inoltre, se il vaso è molto più grande, quindi contiene molta più terra, quindi quando la bagniamo e bagniamo tutto il panetto di terra, rimane bagnato per molto più tempo perché le radici sono solo in una piccola parte del vaso, mentre quindi tutta l'altra parte intorno dove non ci sono le radici rimane bagnata per più tempo. Allora, vediamo un po', abbiamo questo Camacereus che ormai è in parti, è diviso in tre parti. Potremmo fare due vasi, oppure lo rimetto nello stesso e taglio un po' le radici. Altra domanda infatti che mi avete fatto è sul tagliare le radici. Tagliare le radici serve per stimolare la crescita della pianta, quindi in alcuni casi, come in questo, se non abbiamo un altro vaso, se non ci sta in nessun altro vaso, possiamo tagliare le radici, rimetterle nello stesso vaso e questa comunque crescerà riempiendo nuovamente il vaso. Poi abbiamo questo, era appunto in un terreno non adatto e quindi ha pochissime radici. È anche vero però che era interrato fino a qui e quindi io dovrò comunque rinterrarlo fino a qui, quindi almeno così di vaso deve averlo, più un altro pochino, dai. Potrei metterlo nel vaso in cui era quella che abbiamo appena tolto. Che è più bello. È un po' largo per le radici, però comunque il vaso deve essere allo stesso tempo anche adeguato alla pianta sopra, perché comunque deve reggerla. E quindi in questo vaso questa pianta ci sta bene e la regge adeguatamente. Un'altra domanda, ecco, che mi è stata fatta è se io uso inerti sul fondo. Un altro video di un altro canale YouTube che io seguo e sono bravissime, che sono le georgiche, in un loro ultimo video ci hanno spiegato, o meglio Sebastiano ci ha spiegato, che l'argilla espansa sul fondo serve a poco e niente, o meglio non serve per far drenare meglio il terreno. Quindi se si mette uno strato per far drenare, in quel caso non serve a niente, anzi alza il livello di umidità del terreno. Però ecco, io comunque lo uso, o meglio, uso qualche granello, qualche pezzo per chiudere soprattutto i buchi grossi, perché comunque questi buchi, man mano che si annaffia, fanno cadere fuori tutta la terra e quindi io un pochettino li chiudo tipo un po' così, ecco, lascio uno spiraglio in modo che comunque il buco non si tappi del tutto, l'acqua scorra comunque e i fori di scolo restino con la loro funzione, però si chiude un po' la grandezza in modo che non scorra via ogni volta anche la terra e i sassi, tutto. Questo ruolo dell'argilla espansa che non serve a niente non è solo appunto dell'argilla, ma in realtà di tutti gli inerti. Quindi metto il terriccio e poi metto la pianta. Devo fare in modo che la pianta resti sollevata. Lampo di genio. Ha una sete questo cactus, perché purtroppo finché era nell'altro terriccio gli davo pochissimo da bere perché avevo paura che non si asciugasse mai, quindi gli davo pochissimo acqua. Adesso invece posso annaffiarlo, anzi lo annaffierò subito. Ho già fatto asciugare le radici per 2 giorni all'aria e quindi posso anche rinnaffiare subito.
mi aiuto con un bastoncino per far andare la terra dappertutto, anche vicino alle radici. In più, anche sbattendo il vaso, la terra può andare in mezzo alle radici. Si deve cercare di mettere il substrato dappertutto, farlo andare in tutte le cavità, tra le radici, dappertutto, ad esempio anche tra le costolature in questo caso, no? Poi si deve cercare comunque anche di mettere lo strato di terra allo stesso livello in cui era nel vaso prima. Mai mettere la pianta più in basso di come era prima, perché si rischia di incorrere nel marciume del colletto. Ecco fatto. Ta-da! Ho fatto un mini sondaggio al volo su Instagram, seguitemi su Instagram, dove chiedevo dove mettere la pianta, il camaceareus, quello che era nella balconetta. E quindi vi ho fatto scegliere tra rimetterla nello stesso vaso tagliando le radici, oppure metterla in altri vasi, in due vasi, dividerla, perché tanto ormai è già divisa, in due vasi tondi, quindi più alti, in modo che comunque posso lasciare tutte le radici. E avete votato di lasciare tutte le radici. Quindi procediamo subito. E altra domanda. Mediamente, dopo quanto tempo si deve rinvasare una pianta? Quanto deve crescere? Si rinvasa quando le radici arrivano sul fondo ed escono dal vaso, oppure dopo un tot di anni. Quindi ci sono comunque piante anche lente che magari non riempiono l'intero vaso di radici, però dopo un tot di anni, dopo 2 o 3 anni, già, se il vaso comunque è piccolo, si potrebbe già rinvasare in un altro vaso, più che altro in un altro terriccio, per dargli nuovi nutrienti. Poi in realtà dipende anche da come noi coltiviamo le piante, perché c'è comunque gente che non concima, e quindi invece di concimare ogni 2 o 3 anni, anche meno forse, rinvasa invece di concimare. In quel caso quindi possiamo farlo anche se le radici non escono dal vaso. Giorno 3, ce la faremo a finire questo benedetto video, soprattutto questi rinvasi stanno diventando interminabili. E ora ho capito anche il perché non si fanno in agosto: sono troppo lunghi e faticosi con il caldo. Ora ho capito perché non li farò mai più. Allora, quindi siamo al giorno 3 e alla fine il camaceareus, una parte l'ho rinvasata, anche se nel video a un certo punto si è stoppato perché la mia fotocamera era scarica. Però ecco, il risultato è questo: un vaso alto stavolta, con metà della fioriera di prima. È stata difficile cercare di mettere la terra tutta sotto, insomma, questo cactus, però dovrei averla messa bene dappertutto. Oggi finiamo, questa volta sono preparata, ho già preso il vaso, ho già messo i sassi sui buchi, la pianta è pronta, oddio, più o meno, e è pronta anche una vagonata di terriccio. Oltretutto, per fare tutti questi rinvasi ho finito tutti i miei inerti, tutta la terra, il terriccio, il mix per succulente che avevo, tutto, finito tutto. Mamma mia, mai più in agosto, mai più. Quindi, allora, ho messo i sassolini, ora vado a riempire
invasa. Pensavo che questa sarebbe stata la più semplice da interrare, invece no, è decisamente la più complicata perché non riesco a farla stare su con gli stecchini, quindi sta venendo tutta storta, mamma mia. Beh, ridendo e scherzando sarà venuta un'ora di video, comunque. Abbiamo risposto bene o male a tutte le domande, è rimasta solamente una domanda a cui rispondere. Mi hanno chiesto: usi solamente i vasi di terracotta o anche quelli di plastica? Allora, io personalmente uso quasi tutti di plastica, anche questo è di plastica, sono quasi tutti di plastica, perciò rispondo che sì, vanno bene anche quelli di plastica. Non sono sbagliati né uno né l'altro, hanno entrambi dei pro e dei contro. Ad esempio, la terracotta è utile perché, essendo poroso, asciuga molto in fretta. Allo stesso tempo, però, in alcuni casi asciuga troppo in fretta. Tipo appunto nel mio caso, perché io comunque metto già un terreno abbastanza drenante, anzi molto drenante direi, e quindi se mettessi anche il vaso di terracotta si asciugherebbe veramente troppo in fretta, soprattutto pensando all'estate, e quindi a quel punto diventa un pregio quello della plastica di non far asciugare troppo, di non essere traspirante. Poi la terracotta è anche molto pesante, quindi se io che ho tante piante avessi tutti i vasi di terracotta dovrei creare ogni volta, sia in estate ma soprattutto in inverno, una struttura per ricoverarle che mantenga tutto quel peso. Cosa che ad esempio per l'anno scorso, che ho usato una semplice serra, quelle del Bricofer o comunque del Lobby, che erano insomma molto leggere, la struttura non tiene tanto peso, non avrei potuto mettere quella serra lì perché non avrebbe mantenuto tutto il peso. Quindi anche in questo caso, nel mio caso che ne ho tante piante, è meglio la plastica perché è più leggera. La terracotta, essendo un materiale traspirante, resta umido, cioè si inumidisce quando si annaffia, si bagna, resta umido per un po', e quindi le radici delle piante tendono poi ad attaccarsi alla parete del vaso, quindi quando poi si vanno a svasare in alcuni casi diventa anche difficile togliere, tirar via la pianta. Se il vaso è piccolo ovviamente si fa presto a togliere alla fine, ma quando il vaso è grande diventa veramente difficile, poi bisogna andare con una lama, un coltello, cercare di tagliare, staccare le radici dal bordo e poi poter tirare, e poi si può tirar via, però non è semplice. Quindi ad esempio appunto per le piante grandi
io sconsiglio i vasi di terracotta, a meno che chi decide di lasciare quella pianta lì per sempre non si cambierà mai, allora a quel punto si può anche mettere nel vaso di terracotta. Quindi ecco, io preferisco i vasi di plastica, però alla fine uno può usare quello che vuole, anzi comunque ha anche dei pregi la terracotta, e quindi ad esempio se non avete voglia di fare un terreno drenante, allora in quel caso va bene il vaso di terracotta, perché vi aiuta a far asciugare maggiormente il terreno. Altro caso in cui va bene è se abbondate, cioè tendete ad annaffiare spesso le vostre piante grasse. In quel caso allora è meglio il vaso di terracotta, perché vi aiuta sempre ad asciugare prima, a far asciugare prima. Allora, qui io la pianta l'ho messa, non è venuta bellissima, nel senso, è venuta tutta storta, poverina. Vedete, sbattendo il vaso, quindi la terra si assesta, va in mezzo alle radici, la terra scende sempre un po'. E quindi poi si possono fare gli aggiustamenti. Benissimo, allora adesso andrò ad annaffiare. In realtà il camaceros, ovviamente, dopo che l'ho rinvasato, ho finito di mettergli tutta la terra, l'ho annaffiato, perché comunque era stato già 2-3 giorni con le radici all'aria, quindi erano asciutte, e l'ho annaffiato. Questo lo stesso, perché è stato anche lui 2-3 giorni con le radici all'aria, e quindi lo annaffio subito, cercando di bagnare solo il terreno questa volta, perché comunque ha sbattuto tra di loro, perciò tutte delle feritine con il latice, quindi cerco di bagnare solo il terreno. Però mi raccomando, quindi se le radici si rompono o le tagliamo, facciamo asciugare un pochino le ferite prima di annaffiare. Quindi o rinvasiamo, possiamo, in estate possiamo anche rinvasarle, metterle nella terra, però aspettiamo 2-3 giorni, visto che comunque col caldo si asciuga in fretta, 2-3 giorni e poi annaffiamo. Ovviamente in primavera, che è più fresco, in autunno o soprattutto in inverno, o le lasciamo proprio un po' all'aria qualche giorno, oppure aspettiamo comunque più tempo prima di annaffiare. L'altra parte di camaceros non lo faccio in diretta nel video, quindi lo faccio adesso a parte, quindi niente, magari vi metto poi il risultato alla fine. Allora, questo video è stato proprio un parto, quindi veramente iscrivetevi per lo sforzo che ho fatto. Va bene, io vi chiedo quindi di iscrivervi al mio canale per sostenermi e mettere mi piace a questo video, guardare magari anche gli altri video. Poi nella descrizione vi metto dei link utili, e magari vi metto dei link affiliati per comprare gli inerti su Amazon, e degli inerti, del terriccio, cose così. Spero di non avervi annoiato troppo e spero che comunque mi sopportiate lo stesso. La prossima volta sarà un video molto più corto, perché sarà l'aggiornamento di semina. Ciao, alla prossima!